A questo punto vi starete chiedendo: hai riassunto Matrix, la trilogia, bravo, ma perché ce lo dici? Perché ci hai detto nell'introduzione che noi viviamo in Matrix prima di Matrix? Guardiamo per esempio la politica italiana, analizziamola etnicamente, antropologicamente e sociologicamente. Crediamo di vivere in una democrazia e di essere liberi. Fino a un certo punto lo siamo, perché solo chi vive in democrazia può scegliere di vivere in dittatura, chi vive in dittatura non può scegliere di vivere in democrazia. Però c'è un trucco: si riperpetua sempre la stessa casta di politici al potere, e questo è dovuto al semplice fatto che sono i limiti della democrazia indiretta o rappresentativa. Già il fatto di dover andare alle urne ogni tanto numero di anni per far valere i propri diritti ci dice che in realtà noi non facciamo nulla. La politica è nata in Grecia, per esempio. Polis era la città-stato, per quello che poi con il termine di politica si intende in generale qualsiasi attività rappresentativa, perché la politica era l'attività di gestione della città-stato, per esempio Atene, ed era una politica diretta. I cittadini non votavano, i cittadini si postulavano avendone una formazione per potersi candidare come ministro, come l'equivalente di giudice della Corte Suprema, come maestro di scuola, come sacerdote, e poi venivano sorteggiati a caso. Dovevano essere idonei a coprire il carico, e quando si rivelavano corrotti erano mandati all'esilio o si dovevano suicidare o venivano uccisi. Quindi questo evitava la corruttela. Invece ai nostri giorni, in tutto il mondo, dove prevalgono le democrazie rappresentative, il cittadino non ha una funzione attiva, non si presenta come candidato perché ha una formazione curriculare idonea a ricoprire un carico, ma attraverso la partitocrazia i raccomandati e quelli che magari senza avere una formazione o una qualificazione professionale fanno carriera all'interno del partito, magari dando mazzette con la corruzione eccetera, diventano i candidati del partito per un certo incarico, anche magari con la partitocrazia in Italia nel direttivo di industrie e fabbriche private o di Stato, di imprese pubbliche o di Stato o private. Ebbene, a ogni livello si sponsorizzano campagne elettorali che possono costare centinaia di milioni di dollari come negli Stati Uniti. Chi è sostenuto economicamente in quel modo e poi vince le presidenziali o diventa presidente del Consiglio dei Ministri, poi dovrà delle spiegazioni non solo agli elettori ma soprattutto ai loro finanziatori, e lì poi deriva in tangenti, appalti truccati, perché i politici devono devolvere i favori. Quindi la democrazia rappresentativa indiretta facilita la corruzione, perché si devono comprare in qualche modo i voti, e poi perché si rischia di promettere cose che non si manterranno. E un'altra cosa, che viviamo in una matrix, perché chi decide quali siano le cose che deve fare l'opposizione? Una volta che noi votiamo, tanto i politici che andranno in maggioranza come quelli che andranno in minoranza fanno quel cavolo che vogliono e ci spiegano le cose in modo che sia sempre conveniente per loro, mai per noi. Ma un'altra cosa, l'idea stessa di opposizione
è un'altra cappa della realtà virtuale, della Matrix, perché chi decide quali siano i lineamenti di un'opposizione? In realtà ognuno che decide di fare opposizione, come il Partito Comunista nel dopoguerra, decide di contrattare una posizione di potere con chi in qualche modo detendrà l'egemonia, la maggioranza. Quindi a volte sono più interessati ad andare all'opposizione per dare del disturbo a chi prenderà più voti e contrattare una posizione di potere con loro, facendo finta che si oppongono a tutto e poi non si oppongono a nulla, piuttosto che gareggiare per avere dei voti e vincere. Quindi alla fine ci mettono in testa un'idea evasiva di opposizione o di alternativa politica, quando in realtà patteggiano tutti fra di loro. Quindi è una matrix, una realtà virtuale, che ci siano in Italia dei politici che realmente vogliono fare politica distanziandosi da tutti quelli che li hanno preceduto. Per esempio, il Movimento 5 Stelle, che tanto erano casti e tanto erano puri, poi a un certo punto il proprio Beppe Grillo ha detto basta di parlare di onestà perché ci devono reputare gli altri onesti. E si diceva che la Raggi era venuta dal nulla, che si era fatta da sola e tutto. Adesso si sa che ha fatto tirocinio nello studio di Previti, e Previti e altri erano gli avvocati di Silvio Berlusconi. Adesso che lei fosse all'oscuro di tutto quello che volevano per il quale non fosse processato Berlusconi, è possibile, ma anche no. Possibile che lei abbia lavorato in molti espedienti nella difesa di Berlusconi, che lui ha detto che lo perseguivano politicamente, quando in realtà molte cause erano degli anni 70 e 80, da prima che entrasse nella politica nel 94. Quindi voglio dire, dove stava Raggi a fare il suo tirocinio? In qualche cioè, si dice che i suoi contatti passassero per Alemanno, per Previti, per la ultra destra del Popolo delle Libertà e di Forza Italia, che poi si sono costituiti in Forza Italia nel Popolo delle Libertà. Quindi, come vedete, ogni volta che crediamo di uscire dal sistema, è il sistema stesso che si ristruttura per o riassorbire la protesta, come è stato nel caso di Massaniello, che fu realmente un leader popolare, che riuscirono prima a corrompere per manovrarlo meglio e tenerlo nel sistema, e poi fu ucciso dalle masse quando si accorsero che si era venduto. Oppure la stessa matrix, il stesso sistema socio-politico e culturale italiano crea altre cappe, crea l'illusione di alternative che sono strumentali al suo stesso funzionamento. Quindi in realtà non c'è stato nulla di spontaneo. Come direbbe qualche cinico, cretini, non è una protesta dal basso, è un'emanazione dal centro e dall'alto. Quindi alla fine si crea l'illusione di un movimento di protesta, come negli anni 60-70, sul finire dei 50, l'uomo qualunque. Hanno editato persino un giornale che compravano 1,5 milioni di persone al giorno, e hanno votato, hanno fondato un partito, il Movimento dell'Uomo Qualunque, che è arrivato ad avere il 33% dei voti, ma non aveva nessun programma, perché era realmente un movimento qualunquista. Quindi serviva solo d'arma di distrazione di massa, perché non avanzasse il Partito Comunista, perché non ci fosse un'alternanza vera di pensiero. D'altra parte, lo stesso Beppe Grillo ha detto ci dovrebbero ringraziare, e non ha specificato chi, se noi abbiamo fondato un movimento, perché così canalizziamo la protesta della gente, altrimenti domani stesso la gente scenderebbe in piazza e farebbe una rivoluzione vera,
come è successo in molti paesi dell'Est Europa, includendo la rivoluzione arancione in Ucraina, e distruggerebbe tutto e tutti e farebbe saltare in aria la casta. Vi rendete conto? Il rivoluzionario Beppe Grillo, che fonda un movimento di protesta e dice ci dovete ringraziare perché altrimenti senza di noi la gente scenderebbe nelle piazze e distruggerebbe tutto. A chi si sta rivolgendo se non ai Cassini, ai Berlusconi, ai Prodi, ai D'Alema, a tutta la gente sopravvissuta dalla Prima Repubblica, la gente della Seconda Repubblica? A chi se no? Capito? A quelli si stava rivolgendo quando diceva: grazie a noi la gente non fa una rivoluzione, noi possiamo veicolare il malcontento e la protesta della gente. Ma allora, in questo già che aveva detto anni fa e che mi ha deluso, non si sta dichiarando antisistema, non pensa a essere come ogni rivoluzionario, qualcuno che per creare qualcosa di nuovo distrugge il vecchio. Lui tenta di veicolare la protesta, di ricondurla alle urne per contrattare una posizione di potere migliore. D'altra parte, poi prende gente come Virginia Raggi, la propone come onesta con la H, come scrivono nei social network, e lui non sa che è stata a contatto di Previti e quindi di Forza Italia e del Partito delle Libertà, di Alemanno. Quindi non dico, adesso ve lo dico chiaro, così non lascio dei dubbi, non dico che sia male, e ascoltate bene perché non voglio creare confusione, non dico che sia male che Virginia Raggi abbia lavorato e frequentato con Previti, Alemanno, magari anche Marini, Rutelli, Fini, e Storace e chi più ne ha più ne metta, Cassini. Non dico che sia male, perché quello non la rende responsabile di nulla. Un avvocato deve fare tirocinio e lo fa dove può. E d'altra parte, se non si è commesso nessun delitto nella difesa di un processato come Silvio Berlusconi, d'altra parte era un processato illustre, e quale avvocato non vorrebbe fare la sua passantia, il suo tirocinio lavorando in quel caso? Gli rimandrebbe nel curriculum. È come difendere Trump o Putin, perché no, chi se ne frega quello che ha fatto. Quindi io non l'accuso di averlo fatto, ma dico che non puoi presentarla come il nuovo che avanza, a meno che per avanzare non intendi qualcosa che è rimasto, che è avanzato dal vecchio, non come qualcosa che avanza perché progredisce, il nuovo che progredisce, no, il nuovo che inizia da zero e va in avanti, no, in quel caso, e non ha nessuna colpa per essere stata a fare la passantia, il tirocinio con Previti, con Alemanno, con quanti altri voi della vecchia politica, della Seconda Repubblica e della Prima Repubblica, Craziani e Berlusconiani, non importa. Quello non è un crimine, però ti dico, a meno che tu non intendi ironicamente, come intendeva Beppe Grillo probabilmente, che è un comico, il nuovo che avanza, come diciamo a Roma, il nuovo che avanza, cioè che rimane in esubero, come il cibo che avanza dal giorno prima, no? Che rimane in frigo. Ecco, a meno che non intendi il nuovo che avanza, che è rimasto in più dal vecchio, Virginia Raggi non è il nuovo che avanza, cioè il nuovo di adesso che avanza e va in avanti. Quindi è una matrix anche quello, ci fanno credere che abbiamo delle nuove alternative quando sono partorite dallo stesso sistema. Infatti si vede come nel Campidoglio, vuoi per l'incompetenza, che non è giustificabile, perché se ti metti a fare politica non puoi dire noi non l'abbiamo mai fatta, vuoi
perché sei stato istruito dal vecchio nella politica, come Virginia Raggi, che è stata istruita dai vecchi politici a fare la nuova politica. Vuoi perché in Italia si fa della nuova politica con le vecchie leggi e perché i vecchi politici fanno delle nuove leggi, per cui non si avanzerà mai. Non puoi dire che c'è del nuovo, perché finché c'è del vecchio, dei vecchi politici, delle vecchie leggi, i nuovi politici e le nuove leggi li faranno i vecchi politici e le vecchie leggi, a loro immagine, interessi e somiglianza. Quindi è come nel film Matrix, si creano altre cappe del sistema, per cui tu credi che vai fuori dal sistema quando è lo stesso sistema, come una rosa o come una cipolla che continua a fare petali, e tu non vai fuori dalla rosa, stai in un altro petalo, stai in un altro petalo ancora, la rosa continua a fiorire e tu come uno scemo pensi di stare fuori dalla rosa, stare nel lato esterno, ma non ti accorgi che dietro le tue spalle c'è un altro petalo. Lo scarafaggio che guarda sempre in basso entra dentro una rosa, o lo scarabeo che ha la faccia verso il basso e esce fuori da quello che gli sembra l'ultimo cerchio di petali e dice: finalmente sto fuori dal fiore, prendo aria fresca. Invece non si accorge che le sue spalle appoggiano contro l'ultimo dei petali che è fiorito, e quando decide di uscire da quel petalo, perché finalmente si rende conto che gli è cresciuto un altro petalo addosso, in realtà gli sono cresciuti altri due o tre petali, quindi per quanto voglia salire dalla rossa, uscire dalla rossa, tanti più petali crescano e non uscirà mai dalla rossa, perché crescono in modo infinito. Potrà morire dentro la rossa, come a noi succede nella società, che nasciamo, viviamo, moriamo nella società durante tutta la nostra vita, e ci fanno credere che nel corso degli anni, degli ultimi 70 anni dal dopoguerra, per esempio il boom industriale, la ricostruzione in Italia, fosse uscire dal sistema, il boom industriale di consumo fosse uscire dal sistema, il Partito Comunista Italiano fosse uscire dal sistema, il pentapartito fosse uscire dal sistema, il Partito Radicale Italiano fosse uscire dal sistema, Tangentopoli e Mani Pulite fosse uscire dal sistema, la Seconda Repubblica fosse uscire dal sistema, le droghe degli anni 70 fosse un'evasione dal sistema, la febbre del sabato sera e le discoteche fosse uscire dal sistema, la Lega, Forza Italia, il Popolo delle Libertà, il PDL, i Democratici di Sinistra, il DS, poi ci sono stati altri, il Partito Democratico, i Democratici di Sinistra, la Margherita, l'Ulivo, il Garofano, il Fiore, il Carciofo, la Quercia, fosse uscire dal sistema, fosse adottare un sistema nuovo. Adesso il voto in internet sia uscire dal sistema, ma è tutto controllato dal sistema. Beppe Grillo fosse uscire dal sistema, il Movimento 5 Stelle fosse uscire dal sistema. Sapete che cos'è uscire dal sistema? Prima di internet era alzare il culo dalla poltrona, non guardare più la tele, il mezzo di disinformazione di massa, di rincoglionimento di massa, e manifestare per le strade, vivere le strade, vivere la realtà cittadina. Adesso purtroppo molti credono che internet sia uscire dal sistema, perché fra di noi ci chattiamo, ci diciamo queste cose come io nel video, invece rimaniamo appoltronati, non protestiamo per le strade, non facciamo come la primavera ucraina, la rivoluzione dei garofani, la rivoluzione arancione, non protestiamo come in Belgio e in Olanda che vanno per le strade. Noi italioti ci accontentiamo di ancora di guardare la tele, di aspettare che le rivoluzioni e le uscite dal sistema vengano dalla RAI, dalla televisione, dalla Fininvest, che ci vengano delle proposte da votare,
così usciamo dal sistema. Noi ci aspettiamo che la matrix di internet ci dia la soluzione per uscire dal sistema, così magari mettendo molti click, molti mi piace, molte condivisioni. Questo mi fa uscire fuori dalla mia flemma. Usciamo dal sistema. Ma voi siete coglioni a crederlo, no? Che rimanendo in internet, controllata dalla polizia postale, ci sia qualche rivoluzionario che cambia il sistema. Con tutto rispetto parlando, per il buon lavoro antiterroristico che fanno quelli della polizia postale, che adesso guarderanno il mio video, bip, ci sono state delle parole chiave, però una rivoluzione pacifica per uscire dal sistema è possibile ed è l'unica strada, ma non attraverso guardare le cose in internet o guardare i prodotti della Fininvest di Mamma Rai, o andando ai comizi elettorali anche di chi promette di andare fuori dal sistema come Beppe Grillo e poi dice ci dovete ringraziare che la gente non scende a manifestare nelle piazze perché noi siamo scesi a fare politica. Lui che non voleva negoziare, fare interviste e che prometteva di candidare solo gente dal web, ha iniziato a prendere politici professionali che hanno fatto tirocinio durante la prima e la seconda repubblica come la Raggi e a negoziare con Berlusconi, Renzi e tutti i politici professionali della seconda e della prima repubblica per acquisire posizioni di potere. Quindi voglio dire, mi delude questo Movimento 5 Stelle, come non era la gente qualunque che si poteva candidare. Anch'io mi sono proposto, ho fatto dei video per propormi in qualità di Capitan Sant'Enchan. Adesso invece faccio questo video sulla matrix, lo caricherò nella sezione libri perché è un libro, adesso taglio perché veramente questo tema mi ha emozionato molto, lo carico nei miei libri preferiti perché comunque fa parte dell'ambito culturale. Non ho il libro, ne ho molti. Vi ricordo, se voi volete che parli di qualcosa, suggeritemelo, di qualche libro. Vedrò se ce l'ho. Comunque così, sono deluso, la democrazia indiretta provoca questi fenomeni che ricicla il vecchio per mantenerci nel sistema, come nella storia di Matrix. È inutile che mi ripeta di nuovo. Voglio editare subito il video, voglio farlo subito per spegnere il computer e dedicarmi alla lettura di qualcosa. D'altra parte penso che per fortuna Sanremo sia finita. È una delle matrix nelle quali ci fanno evadere, come la lotteria, come il calcio scommesse, come qualsiasi manifestazione di spettacolo popolare massivo. Sono delle altre matrix nelle quali evadere. Io invece evado nella lettura. Perlomeno so che la realtà virtuale alla quale mi introduce la lettura di un buon libro è la realtà virtuale prodotta dal mio cervello. Almeno mi rinchiudo nella mia propria realtà virtuale e non in quella che mi impongono quelli che fanno parte integrale del sistema attraverso lo sport, la politica, la diversione. E vi saluto perché realmente ho girato molto. Alla prossima e grazie di seguirmi. Dicevo, era già molto tempo che non facevo un video e tutti voi me ne stavate chiedendo un altro. Cioè, oggi che è 15 febbraio, ieri c'è stato San Valentino, io il video di San Valentino l'ho girato, non so se il 10, parecchio prima di San Valentino. Forse per quello il giorno di San Valentino non l'hanno visto in molti, però lo ha visto Pedro Ganso e adesso non mi ricordo chi. Lui mi aveva chiesto per la sua compagna e per suo figlio e poi molti altri amici, quindi è stato un video sotto incarico. Questo lo faccio di mia spontanea volontà, anche se magari lo vedranno in meno.
Quindi il tema del giorno sarà Matrix. Volevo iniziare parlando in inglese per marpionarmi un po' di spettatori anglofoni, ma tanto poi avrei parlato in italiano e quindi today video is dedicated to the Matrix, but the Italian Matrix. E poi continuo a parlare in italiano perché lo faccio per le amiche e gli amici che mi seguono d'Italia e non per tutti quanti gli altri che mi seguono in una buona percentuale anche dalle Filippine, dalla Malesia, che ringrazio tutti quelli che mi seguono da fuori Italia. Allora, in questi giorni meditavo su quello che è stato il contenuto del film Matrix, o meglio della trilogia. Ci meditavo perché fra i video consigliati da YouTube erano apparsi degli spezzoni di Matrix e poi ho letto dei commentari interessanti circa che cos'è Matrix, che cos'era nel film e cosa può essere nella realtà. Io naturalmente vi voglio evitare una sintesi che potrei fare leggendovi incluso dal computer di Matrix da Wikipedia, come ho fatto poi alla fine con San Valentino, perché la trama di Matrix, non solo nei commentari dei video caricati di Matrix in YouTube, brani o edizioni complete, ma la potete trovare in Wikipedia, in enciclopedie e in forum di discussione. Quindi io vi risparmio. D'altra parte, quello che voglio fare è sì parlare dell'effetto Matrix, ma che è sempre esistito, perché Matrix è stata un'allegoria della realtà. Come ogni film di fantascienza, a volte parlano di ciò che può succedere nel futuro, ma su delle fondamenta realistiche del presente, come molti pensano che Giulio Verne abbia avuto delle visioni del futuro oppure si sia inventato delle cose, invece si è basato sul progresso scientifico dell'epoca. Allora, che ci dice la trama di Matrix? A semplici linee, senza voler sforare nell'estetica cinematografica, nei contenuti concettuali, in tutto quanto il resto. Matrix ci dice che c'è stata una lotta fra l'umanità e i robot, le macchine, i computer, che il grande architetto, che è un'idea che richiama la massoneria, per vincere sulle macchine, credo che sia stato lui, e se no poi tutti non sa nulla di cinema. Beh, io sono uno come voi che guarda i film come voi. Abbia voluto coprire il cielo di nuvole per non far passare l'energia solare alla terra e perché le macchine si potessero spegnere, ma le macchine invece hanno preso in ostaggio l'umanità per alimentarsi dell'energia biologica umana, elettromagnetica. Quindi tutti gli esseri umani hanno finito con l'essere connessi alla Matrix. Allora, ci sono stati degli intenti di rivolte. Infatti è significativo che l'ultimo a essere stato eletto, non so se è il sesto o il quinto, credo che è il sesto perché è un numero simbolico. D'altra parte Neo, che è il protagonista, l'eletto, si innamora di Trinity. Poi la città, l'ultima città dei ribelli, si chiama Sion, che sta per essere distrutta di nuovo dalle macchine. Neo deve scegliere fra salvare Sion o salvare l'umanità. Poi alla fine decide di sacrificarsi lui. Muore e poi resuscita e vola in giro per tutto il mondo. E alla fine, come non so se alla fine della trilogia o di uno degli episodi, aggancia il telefono, che solitamente, come si vedrà anche in una versione di una mappa di Arena Quake 3, il telefono serve per entrare una cabina telefonica nella realtà parallela di Matrix. Però poi alla fine lui aggancia il telefono dopo che è finito tutto
e continua a camminare nelle strade, non so se di Brooklyn o di Manhattan o di New York, fra la gente come se fosse ai giorni nostri. Allora non si sa se ha vinto Matrix e lui continua nell'illusione, anche se avendo evitato la distruzione della città ribelle di Sion, o se ha vinto lui in qualche modo, perché in realtà la Terra già era un ammasso di sgombri e di macerie, perché una volta che innanzitutto causate dalla guerra contro i robot, i cyborg e l'intelligenza artificiale, e poi perché si aveva oscurato il cielo per togliergli ai robot e ai cyborg l'approvvigionamento energetico. Ma il fatto di per sé è che Matrix sopravviveva ogni volta. C'è stato il primo Matrix, il secondo Matrix, il terzo Matrix. Infatti un episodio che non molti avranno osservato è che Neo domanda a chi gli si presenta in quella sala astratta, no? Come l'architetto, colui che sta in cima di tutto, ma che forse non sta fuori dalla Matrix, come Dio non starebbe per gli gnostici fuori dalla sua stessa creazione. Gli domanda: ma allora ci sono stati altri eletti, altri messia, e si sembra che l'architetto taccia per acconsentire. Ma lo sanno questo le persone o non lo sanno? Gli domanda, che ci sono stati altri sei. Quindi ci sono stati sei Matrix. Adesso immaginatevi che Matrix è come una cipolla che continua a fare degli strati K dietro K. Allora il sistema e Matrix, quando qualcuno vuole uscire dal sistema, si stratifica e fa una Matrix 2, quindi i ribelli passano nella seconda K. Quando non li riesce a sopprimere, o quando li sopprime, crea una terza Matrix, una terza Matrix. Quando non li riesce a sopprimere ulteriormente, crea una quarta Matrix, una quinta Matrix. Si riaggiorna per evitare l'attacco continuo dei ribelli che continua a sopprimere. Ecco perché c'è stato un sesto messia, un sesto eletto, Neo, e una sesta colonia con tutta probabilità di Sion, che nel film pericola per colpa di una spia, di un infiltrato, di un quinto colonista, per essere distrutta di nuovo. Ma in realtà tanto i ribelli come le spie, i traditori e tutti quanti fanno parte comunque di Matrix, solo che non se ne rendono conto, incluso quando hanno preso la pillola rossa per aprire gli occhi e uscire da Matrix. Questo probabilmente è stato previsto dal sistema, da Matrix, che lascia gli scontenti fuori per poi magari eliminarli, perché non siano scomodi al sistema. Quindi è stato tutto previsto, pure la ribellione. Quello su cui le macchine forse non hanno contato è sul sacrificio spontaneo di Neo e sui sentimenti umani, che sono irrazionali a volte e che possono scompaginare tutti i programmi. Però io non ho capito, arrivato al fine della trilogia, se effettivamente hanno trionfato su Matrix oppure se Matrix continua, soltanto che facendo credere questa volta ai ribelli di aver vinto su Matrix, e magari tutti rimangono connettati alla Matrix con il cavo nella nuca, dormendo in quel liquido amniotico tutta la loro vita e fornendo energia a Matrix, soltanto che invece di essere sterminati o soppressi fisicamente nel loro sogno di appartenere a una città occulta dei ribelli, questa volta credono che hanno vinto su Matrix e che in realtà hanno riconquistato il mondo e lo governano. Cioè Matrix ha cambiato strategia, già non gli emargina più in una realtà virtuale parallela, ma gli fa credere che governano la Matrix, mentre invece loro non governano su un mondo
perfetto come è nel loro ideale, ma stanno ancora nei negli alveari dove li tenevano alimentati artificialmente, fornendo energia biomeccanica a Matrix, perché il mondo rimane ancora oscurato dalle nubi e distrutto, le città distrutte, annientate. Quindi ancora una volta Matrix ha vinto, questa volta cambiando di strategia, facendo credere agli insorti di aver distrutto Matrix e di governare un pianeta perfetto ed idilliaco, quando fino a quel momento credevano di essere indipendenti e di vivere in un mondo idilliaco, mentre era stato distrutto secoli fa, magari nella lotta con le macchine. Ed era un mucchio di sgombri e una notte perpetua provocata dallo smog. Salve care amiche e cari amici che mi seguite in YouTube, ho trovato anche oggi il tempo per fare questo video.